1938-1948, dalle leggi razziali alla Costituzione, è il titolo della mostra documentaria che si svolgerà dal 16 al 25 aprile prossimi nell'ambito della Settimana della Cultura al Museo della Battaglia di Ortona. Miria Ciarma, direttore dell'Archivio di Stato di Chieti, che cura l'esposizione. Con questa mostra, l'Archivio di Stato di Chieti ha voluto ricordare i 10 anni che dal 1938 al 1948 videro susseguirsi in una successione, in un'escalation, la pubblicazione delle leggi razziali, poi l'entrata in guerra dell'Italia fascista, la caduta del fascismo, la liberazione da parte degli alleati e quindi la rinascita della vita civile libera italiana. Questa mostra, fatta di documenti locali, conservati nell'archivio di Stato di Chieti, i ragazzi possono capire che la storia non accade soltanto altrove, ma accade ovunque, anche nella loro terra. Tito Vezio Viola, direttore del Museo della Battaglia e della Biblioteca Comunale di Ortona. Il messaggio che vogliamo dare dal punto di vista culturale è il collegamento, il senso delle prossime ricorrenze per i 150 anni dell'Unità d'Italia e il loro compimento con la Costituzione italiana. È un messaggio che viene rivolto sostanzialmente ai giovani, ma non solo, e si costruisce su due assi portanti. Per il primo asse la mostra sulla Costituzione a cura dell'Archivio di Stato di Chieti, e il secondo asse è la mostra sulle letterature per giovani e ragazzi che parlano della Costituzione italiana, quindi una mostra di libri che aiuta a comprendere gli articoli fondamentali della Costituzione attraverso le narrazioni e le storie per ragazzi.